Benvenuti amici di Scrittori a Domicilio ad un nuovo appuntamento. Oggi lo sapete, è il primo giorno di quello che noi definiamo il nostro primo festival, ovvero Natale a Domicilio, che ci accompagnerà da oggi, 23 novembre, fino al 23 di dicembre. E ad inaugurare Natale a Domicilio abbiamo un graditissimo ospite. Io sono veramente, veramente felice e anche emozionata di essere qui con lui, ed è Paolo Merghetti. Grazie per essere con noi oggi. Grazie a voi di avermi invitato. Allora, siamo qui con Paolo Merghetti per parlare di che cosa? Per parlare della nuova edizione del Merghetti, del Dizionario dei Film 2021, edito come sempre da Baldini e Castoldi. Ma prima di arrivare a questa nuova edizione, a quella di quest'anno, e a vedere come nel tempo è cambiato, si è modificato il dizionario, io vorrei chiederle. Un po' per fare anche un po' la storia del dizionario e un po' per raccontare anche al nostro pubblico, che magari non è per forza un pubblico cinefilo, come nasce l'idea del Merghetti. Quindi torniamo nel 1993, quando ci fu poi la prima edizione. Come nacque quest'idea? L'idea nacque in maniera molto semplice. Alla fine degli anni Ottanta scoppiano le televisioni private in Italia e le televisioni private cosa fanno per riempire 24 ore di programmazione? Mandano in onda tantissimi film che comprano per poche lire, magari gli manca dei pezzi, soprattutto film poco conosciuti, non proprio soltanto dei capolavori, diciamo. E quindi mi sembrava che potesse essere utile uno strumento semplice che aiutasse lo spettatore a orientarsi. Stasera fanno un film strambo, vale la pena che perda 2 ore della mia vita per vederlo, o comunque vale la pena che non lo perda. E così ho fatto questa proposta, ci ho pensato, ci ho lavorato su un pochettino, ho trovato un giovane editore, nel senso che Baldini Castoldi era appena nata da pochissimo, disposto a farlo, e mi sono messo con 10 collaboratori a preparare la prima edizione, che aveva poco meno di 13.000 schede, grosso modo. Un libro che, come dire, l'editore pensava che potesse funzionare, e che invece ebbe un successo strepitoso per essere A, un dizionario, B, un dizionario di cinema. Diciamo che sono due argomenti non particolarmente popolari. E superò le 60.000 copie di vendute, una cosa assolutamente inaudita. Certo, non i numeri della Tamara o di qualche altro scrittore, però per un dizionario che era abbastanza consistente. E quindi, dopo questo successo, l'editore pensò che valeva la pena continuare. Per cui, nel 96 è uscita una nuova edizione, rivista, leggermente aumentata naturalmente, e da allora, più o meno con una regolarità dove si alternavano delle volte 3 anni di distanza, 2 anni di distanza, un pochettino rispetto alle cose, il dizionario è sempre uscito. Adesso è arrivato alla 13ª edizione. I volumi una volta erano uno, adesso sono tre, nel senso che sono 2 volumi di schede e 1 volume di indici. Le schede sono cresciute fino a quasi 33.000, si sono anche allungate, ingrandite, perché con gli anni abbiamo pensato. Ho pensato, ma anche con i miei collaboratori, ogni tanto parlo al plurale, non mai estatico, ma perché ho un gruppetto di collaboratori senza i quali non potrei fare niente. Abbiamo pensato che valesse la pena fare delle schede un pochettino più lunghe. Ormai siamo arrivati quasi a 7.000 pagine di schede e più di 2.000 pagine di indici, perché gli attori sono come dire, già un indice assolutamente. Qua abbastanza unico, devo dire. Non penso che ci sia un altro libro che abbia un database di attori. Poi c'è naturalmente i titoli originali per regista, poi pian piano sono cresciute, ci sono delle voci tematiche che ogni tanto approfondiscono questo o quell'argomento che il cinema ha trattato in maniera particolare. Non so, i film su Gesù, i film su Amleto, i film su Sherlock Holmes, una scheda sui cinepanettoni, cose di questo genere,
e basta, tutto qua. Ecco, il problema è che è uscito da 3 giorni, 4 giorni, ho già cominciato a fare le schede per quello dell'anno 21, nel senso che ogni tanto mi chiedo perché mi sono buttato in questa avventura e perché continuo a farla. Però, nonostante sia ancora, come dire, legato alla vecchia cara carta, continuo a pensare che sia qualcosa che sia importante, che una piccola fetta di pubblico continua a interessare, e quindi l'editore, che è cambiato negli anni, si chiama sempre Baldini, adesso Baldini più Castoldi, sono cambiati i proprietari, adesso è Elisabetta Sgarbi, La nave di Teseo, però continua a credere in quest'opera e continua a chiedermi di farlo. E meno male, aggiungerei io. Ogni lemma che corrisponde quindi a un film ha ovviamente il titolo originale, regista, cast, una piccola sinossi, diciamo l'analisi critica e poi le stellette. Ecco, allora, l'idea, ad esempio, una cosa che viene secondo me molto immediata, e penso sia sempre successo, ma oggi ancora di più, quando si apre il merghetti e si va a cercare un determinato film, la prima cosa che si fa, secondo me, è guardare le stellette. Poi a quel punto, quando hai guardato le stellette, vai a leggere. Quanto è importante, in effetti, sia a livello del dizionario, sia a livello della critica online, il valore della stelletta? Ma le stellette, come dire, erano nate perché in un dizionario di facile consultazione era la prima cosa che balzava all'occhio, come dire, questo a 4 stelle, io le faccio da 1 a 4, ci sono degli altri, io 1 a 4, vale la pena perché 4 stelle magari mi informo, cerco di capire, oppure non ne ha una sola, non vale la pena di vederlo. Poi negli anni è diventato una specie di maledizione, perché chi lo consulta dice: ma come, quel film ha 2 stellette e mezzo e quell'altro ne hai date 3, ma come, non puoi paragonare, cioè lotte di tutti i tipi di questo tipo. Io continuo a pensare che le stellette siano in qualche modo una specie di, mi costringono a dare un giudizio sintetico. Quando un amico chiede: ma devo andare a vederlo questo film? Non è che uno si mette a fargli un tema per spiegargli, dice sì, vai, no, non andare, è bello, è brutto. Poi le sfumature sono un pochettino di più, però vuol dire, le stellette mi costringono a un giudizio immediato. È vero che negli anni, lo dicevo prima, le schede che prima erano magari di 10 righe sono diventate di 30, 40, qualcuna anche 60 righe, perché mi sembra importante da una parte fare dei riassunti che non siano proprio soltanto brevi, perché i film sono diventati molto più complessi, la sfida, il confronto con le serie ha incrementato, quindi ha spinto anche i film, soprattutto quelli con grandi ambizioni spettacolari, a ingarbugliare molto le storie. Quindi vi assicuro, ogni tanto per fare le schede uno impiega anche una giornata, perché si mette lì, lo rivede, ci pensa, torna indietro e va bene. E poi perché il discorso critico non è soltanto sia un film da vedere, no, non è da vedere, ma come dire, è qualcosa di più complesso, di più articolato. Sono tante le cose che si possono dire in un film, e senza diventare, come dire, soffocante, però l'idea è quella di dare più informazioni possibile, che vuole dire un giudizio critico il più possibile chiaro, efficace, semplice, vuol dire, senza usare né paroloni che non servono a niente, né battute, nel senso che spesso mi ricordo ogni tanto, come dire, si andava al cinema tra critici a un festival e si usciva e bisognava avere la battuta fulminante. Vi ricordate quando uscì Vanina Vanini, fu soprannominata Canina Canini e distrusse il film, che non lo meritava, tra l'altro, ma si riferiva all'interpretazione di Sandra Milo. Ma diciamo, le battute magari fanno ridere, però non aiutano a capire se un film è bello o brutto. E allora
non ci sono queste cose, c'è invece soltanto, adesso rispondiamo a Damiano De Biasi, ci sono questi riassunti abbastanza complessi e poi queste analisi con naturalmente poi alla fine una, o a metà del pezzo, una serie di informazioni che non riguardano soltanto i collaboratori tecnici, diciamo, dalla sceneggiatura alla fotografia, al montaggio, se vale la pena di citare, i costumi quando sono importanti, i premi, ma anche magari delle curiosità, delle polemiche che questi film hanno suscitato, dei problemi censori. Più passa il tempo, più ci accorgiamo che la storia del cinema in Italia sembra fatti i conti un po' con la censura. E quindi, per rispondere velocemente a chi dice, diciamo che il 50% dei titoli sono film italiani, all'estero anche film di sé, non dico B, ma C, D, E, F, G fino alla Z. E all'estero questa cosa non so fino a che punto varrebbe la pena, cioè sarebbe interessante, perché i repertori francesi hanno soprattutto film francesi, i repertori americani hanno soprattutto film americani. Non è un caso che i repertori di solito non vengano tradotti. Hanno tentato col Maltin, ma è stato un fallimento. Sono condannato alla lingua italiana e al pubblico italiano per adesso. Chissà poi. Ecco, scusami, c'era qualcosa? No, sì. Entro io, visto che lui ha già risposto alla domanda di Damiano De Biasi, io approfitto per farne una io che ho in gola da qualche giorno e avendo Paolo Mereghetti non posso non fargliela. Io sono incappata in questi giorni in una frase di Valentina Pedicini, che tra l'altro è mancata purtroppo qualche giorno fa, che diceva quanto segue, ora glielo leggo. Al cinema affido la mia speranza che il tema del patriarcato e della lotta ai pregiudizi diventi sempre più centrale. Fatte rare eccezioni, e ne cita Laura Bispuri, Alice Rohrwacher, Claudio Giovannesi e pochi altri, mi sembra invece che il cinema italiano continui a costruire un immaginario di periferie, droghe, machismo, che vede come protagonisti sempre solo gli uomini, in cui raramente si mette in discussione l'ordine precostituito. Ora, io non posso chiedere a una persona che per lavoro e per definizione da decenni si occupa anche di come è cambiato il cinema, se riconosce questo punto di vista sul cinema e cosa ne pensa sul cinema italiano in particolare. Mi sembra che abbia abbastanza ragione, nel senso che ho fatto parte per 2 anni di una commissione che doveva decidere per esempio i film da finanziare da parte del Ministero, soprattutto opere prime e seconde, ma anche altre opere di qualità. E spesso ci troviamo di fronte a sempre alla solita storia, come che era diventata un po' una specie di luogo comune. Le periferie, i problemi che queste periferie comportano, la vita grama di queste persone, e spesso il personaggio maschile era il personaggio dominante. È verissima questa cosa. È anche vero che non è che si possa fare un bel film decidendo che, come hanno fatto adesso agli Oscar, per cui ci deve essere almeno un personaggio emancipato, una persona dell'altro sesso deve essere altrettanto importante. Cioè, queste regole mi sembra che non stiano molto in piedi. Ci sono dei film dove, magari fatti soltanto da uomini, dove magari il patriarcato non esiste o comunque non è così presente. È anche vero però che, per esempio, il ricambio generazionale del cinema italiano è molto lento. Ci sono molti giovani registi che esordiscono, però magari esordiscono, come dire, un po' troppo convinti delle loro idee e i loro film finiscono per girare solo tra un gruppo di amici o quasi. In Italia si producono circa 500 film all'anno e di questi 500 film metà proprio non si vedono, spariscono, non arrivano neanche nei cinema. E di questi 250, che adesso le cifre sono un po' approssimative, che arrivano nei cinema,
a essere visti da un pubblico che non sia soltanto quello dello zio, del nonno e dell'amante è molto ridotto, diciamo il 10%, facciamo il 15%, quindi, come dire, c'è anche un problema di volontà di comunicazione di chi fa cinema, e poi ci sono naturalmente i problemi di volontà di far vedere queste cose, perché l'esercizio, la distribuzione e prima la produzione hanno i loro peccati. Tutto questo però per dire che quell'affermazione è abbastanza vera, nel senso che c'è un cinema italiano, per esempio. Una cosa che noto è, per esempio, vedendo magari i film francesi, dove c'è una cinematografia molto più vivace della nostra, ecco, i francesi, per esempio, ultimamente hanno fatto molti film sulla scuola, che è un problema. Noi da 4 mesi sui giornali, dopo il numero dei morti e dei ricoverati, c'è il dibattito sulla scuola, aperta, chiusa, a metà, ma uno che facesse un film su queste cose, cioè dobbiamo per forza tornare a Starnone, la scuola, divertente, simpatica, però, come dire, il mondo è cambiato da allora, una commedia si può fare, ma ecco, il problema vero è che forse il cinema italiano, e qui non so se la colpa è dei registi, degli sceneggiatori, che vogliono fare sempre le stesse cose, o dei produttori che sono disposti a mettere i soldi soltanto su certe cose perché pensano che siano sicure, o dell'esercizio che non li vuole, o tutto quello che volete voi, però è vero che, come dire, si tende un pochettino, una volta che si trova un film che sembra funzionare, abbiamo un po' la coazione a ripetere, tendiamo a farlo sempre uguale, sempre cercare lo stesso argomento, è andato bene una volta, famolo 2 volte, 3 volte. Ci andava bene una volta con i generi, fanno un film con Ercole e poi ne facciamo altri 50, fanno un film con un cowboy e poi ne abbiamo fatti altri 150. Però un po' la gente si è stufata, abbiamo spogliato Edvige Fene, che ne abbiamo spogliate altre 4-5, però dopo un po' la gente si è stufata di queste cose. Sono crollati dei comici, vi ricordate? Benedetta è troppo giovane, ma i film con Celentano e Pozzetto, uh-huh, sembrava che fossero, come dire, nessuno riuscisse a fermare il loro successo. Poi a furia 4-5-8 anni hanno ripetuto sempre le stesse storie e sono stati completamente abbandonati, e mi sembra che un po' succeda questo adesso. Certo, se posso permettermi, non sono troppo lungo, qualche volta i giovani sono convinti che devono per forza fare un film impegnato socialmente. Che problema c'è in Italia più importante, adesso più evidente, del problema delle diseguaglianze sociali, delle periferie, degli immigrati? C'è, verissimo. Però forse uno potrebbe fare anche un altro tipo di film e raccontare le storie, delle storie ugualmente importanti e impegnate, attraverso altri percorsi, entrando nella realtà attraverso altre porte. Assolutamente, è una riflessione molto, molto, molto vera, prima di tutto, e condivisibilissima. Tornando un attimo indietro al dizionario, lei prima appunto ci diceva che non è solo lei, ma ci sono i collaboratori con cui poi vi spartite in qualche modo, no, il certo, lavoro. E quindi io mi chiedevo, i vari collaboratori, che sono anche loro critici e sicuramente hanno dei loro settori, dei settori che prediligono, degli ambiti, dei generi cinematografici che prediligono, si dedicano al genere che prediligono oppure no? Oppure non c'è una divisione così netta nell'assegnazione delle schede? Una divisione così netta non esiste, però sicuramente ci sono dei filoni, diciamo, che alcuni collaboratori prediligono rispetto ad altri, e quindi uno tende a accaparrarsi quei film, anche perché non è soltanto una questione di visione critica, ma una questione di informazione, di cultura, di quelle cose. È vero però che continuo a dire ABC, ho selezionato i collaboratori discutendo con loro, conoscendoli, leggendoli, cooptandoli, con una, diciamo, affinità di
idee generali sul cinema. Abbiamo in qualche modo la stessa idea, il cinema è una finestra aperta sulla realtà, vabbè. E poi discutiamo abbastanza di queste cose. Certo, un horror spagnolo degli anni 70, mi fido abbastanza di quello che dice Roberto Curti, perché come dire, su quell'argomento ne sa più di me. Però se già dobbiamo parlare dei film che escono al cinema adesso, dei film importanti, beh, A, voglio dire la mia, B, quando arriva la scheda, tutte le schede poi le passo io naturalmente, ma quando arriva la scheda spesso intervengo in maniera anche qualche volta sostanziale. E per esempio so che ci sono delle competizioni all'interno degli stessi collaboratori che non sempre condividono le mie idee su alcuni registi, e però, come dire, si adeguano, nel senso che poi certe schede molto spinose le faccio soltanto io, tanto per non fare nomi, Tarantino, queste cose qua sono tutto frutto del mio sacco, ecco. E però in generale discutiamo molto, io cerco di vedere veramente tanti film se posso, diciamo, sicuramente cerco di non perdere neanche un film italiano, nel senso che mi sembra importante conoscere il cinema italiano e affrontarlo così, e cerco di vedere il più possibile anche gli altri film, poi frequento i festival più importanti per il Corriere della Sera, quindi a dire. Poi però, siccome per scrivere materialmente una scheda magari ci vuole un bel po' di tempo, perché non è che uno si mette lì 5 minuti e le fa, e allora per questo anche il lavoro di scrittura è fatto, è diviso tra 10 collaboratori e me, nel senso che ce li dividiamo tutti. Però poi alla fine chi ha l'ultima parola sono io, e decido io quante stelle dare a C'era una volta a Hollywood. Dura. Quante stelle c'era una volta a Hollywood? Ho detto tutto. Come dice Peppino a Totò, in Totò Peppino e la mala femmina. Va bene, però un'altra cosa secondo me molto interessante è, quindi una domanda che mi sorge, è nel corso delle varie edizioni del dizionario ci sono state delle opere di rivalutazione di qualche titolo a cui magari era stata data una stella e si è passati a due, adesso non cambiamenti sostanziali, però delle revisioni e dei cambiamenti di visione, ecco, su alcuni titoli. Assolutamente sì, nel senso che il dizionario nel 93, cioè 92, quando l'abbiamo fatto tutti sulla memoria, nel senso che non avevamo il tempo di rivedere le schede. Poi quelle che sono state aggiunte sono schede assolutamente viste, magari sbagliamo il giudizio, però le abbiamo viste, sappiamo, viste perché uscivano al cinema, viste perché uscivano in DVD, perché le vedevamo ai festival e tutte queste cose. E però ogni tanto si rivedono certi registi, un po' perché magari sfogliando il dizionario ti sembra che certi film meritino più spazio. In questa edizione abbiamo rifatto 10, qui non mi ricordo bene, più di una decina di schede di Ingmar Bergman, senza fondamentalmente cambiare molti giudizi, magari mezza stelletta in più o in meno, quindi giudizio praticamente in rovella, però con delle schede molto più corpose, qui da una parte questo, dall'altro perché magari decidiamo ogni anno che vale la pena di rivedere l'opera tra virgolette omnia di un regista, e cerchiamo a questo punto con una visione magari un pochettino più distante, l'abbiamo fatto in questa edizione per esempio per Vaida, l'abbiamo fatto per La Verità, l'abbiamo fatto per Pupi Avati, tanto per dire, l'abbiamo fatto per Gianni e Pinotto, per i film di Gianni e Pinotto, li rivediamo tutti e quindi diamo un giudizio più, diciamo, coerente, più. E poi perché i film invecchiano, qualcuno bene, qualcuno male. Ci sono dei film che allora ci sembravano assolutamente dei capolavori e che invece poi con l'età, con gli anni, io lo so che mi attiro un po' di odi, però per esempio in questa edizione Omicidi a luci rosse ha perso
un po' di classifica, che passa da 3,5 stelle a 2,5 stelle, e sono stato abbastanza generoso. Quest'estate era uscito il Blu-ray di Omicidio a Luci Rosse, comprato immediatamente, costretto la famiglia a rivederlo, perché mi ricordavo un film che mi aveva molto... si fa fatica ad andare avanti, il giallo non sta in piedi. Poi certo che ci sono ogni tanto dei colpi di genio, che De Palma, figurati, è assolutamente geniale. Però in generale, come dire, l'insieme del film è molto deludente, il giallo proprio non sta quasi in piedi. Quindi a sto punto, poi ci sono invece dei film che meritano. Una volta citavo sempre il caso della Vita agra di Lizzani. Lizzani, quando abbiamo fatto scena nel 93, non era un regista molto amato, eravamo convinti che fosse uno che valeva poco. Poi magari ha fatto anche dei film brutti, ne ha fatti tanti, un po' dozzinali. Cioè, chi non ha fatto un film brutto? Diciamo, cioè, non so. E però uno rivede La vita agra e dice: ma non ci siamo accorti che era un film così, come dire, al passo dei tempi. Nel 64 un film, uno dei primi film italiani che, come dire, che potrebbe essere stato fatto da un regista della Nouvelle Vague, con un ritmo incalzante, con un Tognazzi assolutamente perfetto, con un modo di affrontare i temi di Bianciardi altrettanto convincenti. E quindi è passato subito, adesso non mi ricordo, 3 stelle mi sembra, non mi ricordo. In questa edizione un altro caso, Chiamata per il morto di Sidney Lumet. Sidney Lumet, anche lui non aveva una grande fama di grandissimo regista. Mi ricordo certi attacchi su Che di Cinema che lo facevano proprio a fettine, e invece non se lo merita assolutamente, nel senso che certo è un bravo artigiano, non è un regista da empireo, però è un bravissimo artigiano. E Chiamata per il morto, che non so bene perché si trascinava una pallina vuota che è la delusione, sì. Beh, è saltato immediatamente a avere 3 stelle, perché vi assicuro è un giallo come raramente, con una tensione, con una capacità di farmi entrare nella psicologia del protagonista, Jim Mason, con questi problemi con la moglie che lo tradisce, con l'amico che forse lo tradisce 2 volte, con il collega che si è suicidato ma forse non si è suicidato, e così, non a caso poi alla base c'è Le Carré. Esatto. Però vi assicuro, anche questo, perché? Perché è uscito in DVD e uno dice: beh, lo compro e me lo guardo. Vi assicuro, Chiamata con il morto vale una serata a casa. Quindi la prendiamo in parola e adesso andiamo tutti a vederlo. Finita. Assolutamente sì. Questa intervista. Ecco, ovviamente questo è un anno difficile per tantissimi aspetti, lo sappiamo benissimo, è inutile ribadirlo. E questo però mi fa pensare, insomma, comunque il Merghetti è uscito, comunque il cinema in qualche modo cerca di andare avanti, adesso abbiamo la prova di alcuni film anche italiani che usciranno on demand, domani esce Gli Indifferenti, ad esempio. Qual è il futuro per il cinema dopo questo 2020, secondo Paolo Merghetti? Tornare in sala, non se ne parla, di questo sono strasicuro. Nel senso che sicuramente questo anno cambierà delle cose nel rapporto tra la sala e lo streaming. Gli stessi esercenti cinematografici che adesso, come dire, hanno costruito 2 piattaforme streaming, Mio Cinema e Io Resto in Sala, ci stavano pensando prima, quando nessuno immaginava quello che sarebbe successo, perché come si sta evolvendo il mercato, per alcuni titoli e in alcune situazioni la proiezione al cinema non è più possibile, nel senso che ci sono delle città dove non ci sono cinema, la produzione incalza e magari un film medio piccolo che non ha un supporto mediatico gigantesco rischia di finire stritolata dai blockbuster che escono e che occupano spazio, sale,
tempi e cose di questo genere, quindi già un pochettino si pensava. È un po' come è successo per i libri in edicola o in libreria. All'inizio sembrava che fosse una guerra tra cannibali che si mangiavano tra di loro, e invece alla fine si è scoperto che sono due percorsi diversi, che chi vuole andare in libreria continua ad andare in libreria e chi vuole comprare i libri in edicola li compra in edicola e non in libreria. E secondo me sarà un pochettino la stessa cosa, bisognerà rivedere le leggi, bisognerà rivedere le finestre, lo spazio che deve, bisognerà fare un pochettino di cose, ma questo non vuol dire che il cinema non debba tornare nelle sale. Deve tornarlo, perché lo spettacolo di un film in una sala cinematografica è un'altra cosa, non se ne parla neanche, ma deve tornare anche perché economicamente la redditività di una sala è molto superiore alla redditività dello streaming. Due esempi: Disney con Mulan ha detto lo faccio vedere soltanto in streaming sul mio sito Disney Plus, 28 euro, 28 dollari, adesso non mi ricordo i prezzi esatti, per poterlo vedere. 28 sono grosso modo il prezzo di 4 biglietti al cinema, più o meno, sì. Per 7, 28, adesso grosso modo, perché uno dice la famiglia è di 4, poi però invitano lo zio, il fratello, il vicino, possono vederla per 48 ore. Beh, i risultati, che la Disney si è ben guardata dal mettere in giro, però non sono così entusiasmanti come loro si aspettavano. E infatti a Natale esce Soul gratuitamente, tu basta che ti abboni, e questo serve per forse aumentare gli abbonamenti. Non so se Soul farà aumentare gli abbonamenti, gli esercenti si sono strappati le vesti, ma io ho molti dubbi, perché non è un film per bambini, è un film già più complesso per adolescenti. Ma al di là di queste cose, hanno capito che i film in streaming pagando il biglietto non sono così redditizi. Secondo esempio: qual è la catena di streaming capace di portare a casa 2 miliardi e 300 milioni di dollari presentando, non so, Avengers Endgame? No, non esiste, nel senso che l'incasso del cinema sarà sempre e comunque fondamentale, soprattutto per i film più grandi, più ambiziosi, più complessi. Un altro esempio: primo lockdown, volevo nascondermi, è uscito un giorno e mezzo, sì. Ma Favolacce non è neanche uscito, e Favolacce durante il lockdown è stato distribuito aveva avuto un premio a Berlino, aveva avuto una certa eco nella stampa, è uscito, qualcuno l'ha visto, l'hanno comprato, così a giugno, a luglio, diciamo, i cinema sono riaperti, l'hanno riprogrammato, e gli incassi fatti dopo, quando teoricamente tutti avevano già potuto vederlo, sono stati piuttosto consistenti, tenuto presente naturalmente i problemi e tutte queste cose, rispetto a quello che era stato l'incasso nello streaming. Allora, lo streaming è vero che è facile, uno è a casa, decide di guardarlo adesso, poi si ferma mezz'ora perché beve il caffè, mette a letto i bambini, cioè tutte queste cose qua. Queste facilità ci sono, secondo me le sale dovranno imparare con degli orari diversi, con dei modi diversi, ma però nessuno streaming riuscirà mai a battere il fascino e la forza economica delle sale. Quindi io mi auguro, che non penso di essere l'unico, che non soltanto mi auguro, ma sono abbastanza convinto, ci vorrà un annetto, dovremo aspettare Natale 2021 perché la situazione, spero, torni come doveva e come era Natale 2019, nel senso che bisognerà superare l'estate, le vaccinazioni, le paure, tutto quello che volete, ma però il cinema risorgerà dalle proprie ceneri. Ecco, questa è la risposta che volevamo tutti, e che io condivido. Per me tornare in sala dopo il primo lockdown è stato veramente finalmente un po' tornare a casa, un po' l'essere veramente felici. Io mi sono goduta
appunto i primi mesi di cinema, quando al cinema non ci andava comunque praticamente nessuno, perché poi a fine giugno, luglio non c'è praticamente andato nessuno, poi il boom, se possiamo chiamarlo boom, è venuto con Tenet, che infatti poi è stato un mese e mezzo, fino alla chiusura delle sale, Tenet era lì e la gente continuava ad andarci anche dopo, dopo un mese e mezzo di, dall'uscita. Non so per dire cosa, ma vabbè, non apro la polemica Tenet, perché non è questa la, il luogo. Ecco, però devo dire che appunto l'abbiamo provato immediatamente noi che siamo tornati in sala, abbiamo forse capito una volta per tutte quanto ci fosse mancata la sala in quei mesi e quanto la sala sia comunque una, diciamo, il futuro in qualche modo, nonostante le piattaforme, quanto il tornare in sala sia comunque necessario. Passate dalla regia, Chiara, dicevi qualcosa? Torno in voce per intanto che le persone che ci stanno seguendo prendono il coraggio a due mani per fare le domande a Paolo Mereghetti, visto che ce l'abbiamo, approfittiamone, non facciamoci prendere dalla timidezza. Restituisco intanto una domanda che ci sta arrivando, in cui Michela ci chiede cosa pensa del destino del 3D da qui in avanti. E poi approfitto per fare un'altra domanda io, così gliele faccio tutte e due insieme, le lascio rispondere con tutto il tempo che vuole. Io non posso non pensare, visto che partiamo dal dizionario, a ancora al concetto della visione d'insieme. Per cui dal 93 al 2020-2021, ammesso in un concetto che si possa tracciare una linea, in che direzione siamo andati a livello non solo tecnico e di vendita, come dicevamo giustamente prima, ma proprio in termini di contenuti? Che cosa è successo in questi decenni? Vabbè. Sul 3D è più facile rispondere. Io sono convinto che il 3D non avrà un grande futuro al cinema. Il 3D è stato un escamotage per costringere l'esercizio a adeguarsi alle tecnologie digitali. Il 3D si poteva avere soltanto in digitale e siccome i film allora erano molto pubblicizzati e permettevano un aumento del biglietto, quindi teoricamente di guadagnare di più, ci sono stati proprio, e poi facevano un po' degli sconti nei giochi tra distributori e esercenti, ecco che l'esercizio è stato costretto in qualche modo ad adeguarsi alle tecnologie digitali, che vuol dire soprattutto risparmiare sul prezzo delle copie. Una copia di un film costava mediamente 1000 euro, quindi uscire in 350 copie voleva dire già investire 350.000 euro di spese. Adesso una copia in DVD, una copia, come dire, per fare un film in digitale costa 10 euro, 12 euro, 15 euro. Quindi, scusate, potete capire il vantaggio per i distributori, e quindi da questo punto di vista, però adesso hanno raggiunto praticamente tutti insieme in digitale, quindi non penso che sarà, anche perché i film in 3D che veramente potevano avere un senso, secondo me erano proprio pochi, ecco. Avatar, Coraline, ma non ce n'erano molti da questo punto di vista, quindi no. Sul fatto dove siamo andati dal 93 ad oggi, non lo so. Gli anni 90 sono stati anni un po' complicati, ci sembrava che la crisi degli anni 80 facesse sentire maggiormente il peso, per cui c'erano storie di cinema che erano un pochettino rinchiuse su se stesso, i famosi film Due stanze e cucina, film che, parlo del cinema italiano, film che cercavano in qualche modo di affrontare la crisi di identità di un paese che non sapeva bene dove andare. Negli anni 2000, al di là delle innovazioni tecniche e tecnologiche che hanno permesso di fare film che prima non avremmo mai potuto fare, e non parlo soltanto di Irishman o degli Avengers, però è sicuro che il cinema ha cercato di imporre figure, un cinema di personaggi vincenti, sicuri,
consci dei propri poteri, che poi magari per un nulla, per un pezzo di criptonite abbandonato, mandavano in crisi i grandi, ma che poi alla fine in qualche modo ne uscivano vincitori. Pensate alla saga di Batman fatta da Nolan, tanto per pensarci. Ecco. La cosa curiosa è che questo anno ha frantumato l'idea del personaggio vincitore. I film con i personaggi che vincono in ogni caso sono stati rimandati, non è uscito 007, non è uscito Wonder Woman, non è uscito nessuno di questi film. E abbiamo davanti dei film invece di personaggi un po' perdenti, un po'... Pensate a Volevo nascondermi di Ligabue, tanto per fare un esempio, ma non è che Favolacce fosse molto... O Gli indifferenti, che esce domani, mi sembra. Come dire, tipo di cinema di personaggi più insicuri, più feriti, più segnati. E secondo me questa cosa lascerà un pochettino il segno, perché certo avremo voglia ogni tanto di rivedere qualcuno che... salta a 3 metri e estrae la pistola e spara e ammazza 4 nemici diversi, ma però qualcosa ci sarà rimasto di questi mesi, proprio a livello di, come dire, di sensazione di pelle epidermica, la voglia di ricordarsi che tutti abbiamo delle ferite dentro e che non siamo dei supereroi, nonostante James Bond, nonostante Iron Man, che peraltro nell'ultimo film ha fatto una fine non particolarmente brillante. Ragazzi, è uscito da 3 anni, potrò fare uno spoilerino. Certo, no? Certo. Se non l'avete ancora visto, peggio per voi. E quindi io ho qualche dubbio. Allora, abbiamo la domanda. Ragazzi, 8.000 pagine, no, lì quante sono? Aspetta che guardo, ti dico, il secondo volume sono esattamente 6.679 più 6.680 con l'ultima pagina. No, nel senso che dicevo un elenco dei film rivalutati o no. Grazie, guardatelo, leggete che è bello. Ogni volta no, c'è l'elenco dei film a 4 stelle, l'elenco dei film a 3,5 stelle, perché è giusto fare i conti con quelli che secondo me sono film imperdibili, importanti, per attirarmi naturalmente le frecce di qualche iconoclasta che non è d'accordo, e grazie a Dio non è d'accordo, però anche l'elenco dei film rivalutati, poi con rivalutati di mezzo punto, di un punto e mezzo, un punto, non lo so, vabbè, mi sa che questo sarà ancora un po' complicato. Io mi sto divertendo a prendermi il gusto di farle a voce, quindi ne farò certo. Un'altra, visto che prima parlava delle commedie e adesso parlava appunto dell'importanza di un certo tipo di film, mi viene da chiedere, ma anche in questo momento, cioè anche dopo quest'anno dove appunto di appesantimenti ne abbiamo avuti tanti, sarà invece il momento di chiederci cosa siamo invece che appunto di vedere uno che prende una pistola e risolve i problemi con uno sparo solo, o invece quale può essere il valore adesso, ma non solo adesso, in generale, che era un po' la cosa che forse stava suggerendo prima, del valore della commedia, visto che non esistono solo i film impegnati. Aiuto! Michela ci chiede anche, è un Mereghetti sulle serie? Non se ne parla neanche, nel senso che nella vecchia edizione, per scherzo, per un po' non dire una specie di battuta, abbiamo deciso che Twin Peaks 3, siccome l'aveva detto Lynch che non era una serie, ma erano tanti film messi uno dietro l'altro, abbiamo impiegato, vabbè, non ti dico quanto tempo a farlo, ma 10 pagine, perché ogni episodio l'abbiamo raccontato come Dio comanda. Fare una cosa del genere delle serie vorrebbe dire fare una Treccani di 50 volumi, perché Friends, 10 anni di episodi, figurarsi cosa bisogna fare.
E B, secondo me il lettore di serie non è interessato, cioè, guarda la serie, se la consuma, non va a consultare, dice vale la pena di farlo o no. Allora c'è Grasso, La storia della televisione, dove in quattro righe dice che Beautiful era questo e quello. Ecco, no, i Merenghetti delle serie, grazie a Dio, non ci penso proprio. Sul fatto, non volevo dire che vogliamo vedere soltanto dei film, come dire, tristi, che ci ricordano questi mesi complicati. Voglio dire che questi mesi hanno finito per allontanare una certa idea di uomo vincente, di eroe vincente, e hanno lasciato spazio a degli eroi più segnati dalle cose. E quindi, secondo me, questa eredità in qualche modo rimarrà. C'era un articolo di Follini sull'Espresso che diceva che Biden aveva vinto anche perché, come dire, in qualche modo in questo momento difficile era uno che aveva avuto dei dolori, aveva perso la moglie, la figlia, un figlio dopo, non era questo superuomo ultra sicuro di sé. Ecco, secondo me avevamo toccato un po' troppo il soffitto con questi personaggi sempre sicurissimi, che sapevano assolutamente cosa fare. Poi certo che avremo bisogno delle commedie, abbiamo sempre avuto bisogno delle commedie. I fratelli Dardenne nel diario che scrivono, hanno fatto un diario pubblicato, a un certo momento dicono: ah, ma stasera andiamo al cinema, siamo stanchi di lavorare, stavano lavorando su un film complicato, così cosa andiamo a vedere? Beh, una commedia assolutamente, cosa che loro non hanno mai fatto. Come dire, le commedie ogni tanto servono, un bel Billy Wilder tira sul morale, come dire, testimone d'accusa, quando una serata, un giornato storto, uno lo mette su, si diverte e trova energia per vivere. Quello non mette in discussione queste cose. Bisognerà che appunto però siano delle commedie degne di testimone d'accusa, perché ho visto delle commedie italiane che, ahimè, lasciano un pochettino il tempo che trovano. Esattamente, era quello che avrei detto io a margine se non lo avesse detto lei. Quindi, assolutamente. Allora, in chiusura, io faccio quella cosa che è scontata e che magari lei non va di fara, però io ci sono affezionata, perché noi lo dicevamo fuori onda, una delle volte che ci siamo incrociati è stato un incontro in cui Merenghetti e un altro critico che si chiama Pier Maria Bocchi, che è uno dei collaboratori anche del dizionario, si scontravano a suon di film che gli avevano segnati, i film della vita, i film della storia di Pier Maria Bocchi e di Paolo Merenghetti. Io quindi chiederei a Paolo Merenghetti qui di dirci, solo lui ovviamente lo fa, ma questi tre film della vita di Paolo Merenghetti che consiglia a chi ci sta guardando, come avrebbe fatto nel Merenghetti versus Bocchi. Non è un discorso semplice. I film della vita, cioè, possono essere della mia vita, interessano a me, ma uno ha un'altra vita, forse un altro film. Comunque, se dovessi pensare a un film che consiglierei assolutamente a tutti, è La morte corre sul fiume di Charles Laughton con Robert Mitchum, che secondo me è uno dei film che meglio sanno raccontare il fascino del cinema. Il cinema qualche volta è una favola che parla dei grandi problemi morali con cui dobbiamo scontrarci, e questo lo fa con una grazia, con una delicatezza, con una bellezza assolutamente unica. Non c'è un altro film che mi ricordi così bello. Certo, non bisogna pensare di andare a vedere un film che ha delle battute che fanno ridere, però diciamo La morte corre sul fiume assolutamente. Poi un film che io ho visto molto, ho rivisto molto in questo lockdown, perché mi metteva voglia di vivere, era Un uomo tranquillo di John Ford. Okay. John Wayne e Maureen O'Hara. È una commedia d'amore, però è una commedia di confronto culturale, è una commedia sul, come dire, la voglia di esprimere i propri sentimenti, la capacità di esprimerli, di bevute, di scontri, di cazzotti. Assolutamente geniali, mi piace, come dire, un film così.
E poi non lo so cos'altro posso segnalare. Un terzo film, ci vorrebbe un film italiano. Siccome ho detto che dobbiamo vedere dei film un po', certo dovrei mettere un Rossellini, però faccio Amarcord di Fellini, sì, perché è troppo divertente. E ho perso un suo una domanda. Una sua ricordo della sua collaborazione con la creazione di Ombre Rosse. Beh, Goffredo Fofi è uno dei miei maestri, quelli che considero, è veramente il mio maestro di critica cinematografica, è uno dei due critici italiani che stimo maggiormente, l'altro è Adriano Aprà. Non a caso erano i direttori delle due riviste che all'inizio degli anni 70 si contrapponevano tra di loro, ma insieme lottavano per un cinema nuovo, diverso. Uno era Ombre Rosse e l'altro era Cinema e Film. Ho avuto la fortuna di scrivere su Ombre Rosse, la nuova serie, perché Goffredo mi ha dato fiducia, ero giovane, non mi sembra di aver scritto delle cose di cui molto pentirmi, anche se poi ogni tanto certe cose uno le avrebbe scritte in maniera diversa. Sicuramente Goffredo è una delle persone che più mi hanno aperto gli occhi sulla cultura, sulla società, sull'Italia, non soltanto per il cinema, su cui ogni tanto discutiamo. Uno di quei maestri che auguro veramente a tutti. Sì, è vero, La morte corre sul fiume è anche un bel libro di David Grubb ripubblicato recentemente da Adelphi, ma secondo me il film è ancora più bello. Va bene? O devo fare... Va bene, allora io ringrazio tantissimo Paolo Merghetti per essere stato... Devo fare una confessione. Sì. Quando proprio sono a terra che devo tirarmi sul morale, dice cacchio una giornata è così, rivedo o Midnight in Paris di Woody Allen o Notting Hill. E uno alla fine dice è contento, proprio quando alla fine lei dice, Julia Roberts, ripeti la domanda, cara, quando ti pensi di fermarti a Londra? E lei sferma e fa indefinitamente, e poi parte la voce, lasciamo stare. Uno dice, ma la vita è bella, porca miseria. Vabbè. È verissimo, è verissimo. Ha un ricordo della rubrica Cinema sulla Rai? Cinema, ma quale? Io... Cioè, facevo il mostro della laguna, cinema qual era? Non mi ricordo. La rubrica cinema sulla Rai. La Rai ha avuto tante cose. Io ho fatto per la Rai di cinema, ho fatto soltanto la mostra della laguna con la Dandini, che erano questi collegamenti da Venezia. Cinema non mi ricordo quale fosse esattamente. La Rai, ahimè, una volta aveva delle belle rubriche di cinema tenute da persone che capivano, che facevano, ogni tanto cercavano di farle un po' troppo spettacolari, ma erano brave. Adesso, ahimè, si sono perse anche queste cose. Allora, va bene, quindi io rinnovo il ringraziamento a Paolo Merghetti per essere stato con noi, per averci parlato del Merghetti, ma anche di cinema in generale, di quello che sarà secondo lui il cinema. Grazie davvero a chi ci ha seguito e ha voluto interagire con noi. E io cosa posso dire? Speriamo di vederci presto in sala a questo punto. Assolutamente sì, mi sa che dovremmo aspettare ancora un po'. Però, pazienteremo. Esatto, pazienteremo, rivedendo un uomo tranquillo e Notting Hill. E Notting Hill e Midnight in Paris. Esatto. Arrivederci. Grazie davvero.